Il mio intento è di dar vita ad un governo dalla parte dei cittadini, che tuteli i loro interessi. Sono professore e avvocato. Nel corso della mia vita ho perorato le cause di tante persone. Mi accingo ora a difendere gli interessi di tutti gli italiani, in tutte le sedi, europee e internazionali, dialogando con le istituzioni europee e con i rappresentanti di altri paesi. Mi propongo di essere l'avvocato difensore del popolo italiano. Sono disponibile a farlo senza risparmiarmi, con il massimo impegno e la massima responsabilità. Nei prossimi giorni tornerò dal Presidente della Repubblica per sciogliere la riserva e, in caso di esito positivo, per sottoporgli le proposte relative alla nomina dei ministri. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare sul serio. Grazie a tutti. Buongiorno, non siamo impazziti, era il 23 maggio del 2018 e così il Premier Conte, che si autodefinì l'avvocato del popolo, si presentava a noi tutti di fatto. Perché partiamo così questa mattina? Perché di fatto oggi tutto ruota attorno alla figura del Premier Conte, che è una figura che, come alcuni oggi sottolineano, è cambiata ed è cambiata molto da quelle immagini e da quelle giornate. C'è stato un vertice ieri sera, lo sapete, un vertice che è finito attorno a mezzanotte, Salvini, Di Maio e appunto il Premier Conte. Oggi le cronache raccontano che, a dispetto di una ritrovata sintonia tra i due vice premier che sono andati via scambiandosi il 5 e insomma dicendosi d'accordo sulla linea da tenere, soprattutto Di Maio, diciamo così, si è accodato ancora una volta a Salvini, e insomma sarebbero stati e sarebbe stato Salvini soprattutto un pochino più netto con Conte, insomma gli avrebbe detto la nostra linea in Europa deve essere chiara, ferma. Ma Conte, insomma, è un uomo forse diverso appunto da quel Premier che abbiamo conosciuto il 23 maggio del 2018. Partiamo da qui. Intanto vi presento subito gli ospiti che sono con me questa mattina. Buongiorno a Lina Palmerini del Sole 24 Ore, che tra l'altro oggi torna sulla storia dei mini bot. Poi ci torniamo perché anche quello è un capitolo importante, se sarà oppure no quello il perno attorno al quale ruoterà, qualcuno dice, la caduta di questo governo. Buongiorno a Domenico De Masi, sociologo. Buongiorno. Dall'altra parte Paolo Cirino Pomicino, buongiorno, buongiorno, tutti noi conosciamo. Marco Furfaro, Partito Democratico di Futura. Tra l'altro oggi Antonio Polito sul Corriere della Sera dedica un pezzo al Partito Democratico, così il PD è rimasto solo, ma poi ci arriviamo. E in collegamento da Milano c'è Dario Galli, viceministro dello sviluppo economico, naturalmente esponente della Lega, buongiorno. Mi sente Galli? Sì, ho detto perfetto. Anche buongiorno. Perfetto, no, non la sentivo io. Senta Galli, oggi Stefano Folli sulla Repubblica scrive il governo che naviga a vista, il titolo, ma il suo pezzo è appunto molto, se non quasi tutto, incentrato sulla figura di Conte. Scrive Folli: la seconda vita del Premier Conte, l'avvocato degli italiani, ha conosciuto ieri sera un passaggio significativo, se non proprio cruciale. Per la prima volta dopo mesi il Presidente del Consiglio è riuscito a riunire i miei due vice premier, come ha cominciato a definirli dopo il 26 maggio, davanti a entrambi, Salvini il vincitore delle europee, nonché maggiore beneficiario del voto amministrativo, e Di Maio lo sconfitto ovunque tranne che a Campobasso, si è presentato un personaggio trasfigurato o che tale vorrebbe apparire. Il quadro è cambiato, scrive Folli. L'avvocato del popolo, voluto e indicato a Palazzo Chigi dai grillini, si è reso conto che per sopravvivere doveva interpretare un altro ruolo. Il Premier sta giocando con una certa abilità le sue carte, non avendo nulla da perdere, anzi d'ora in poi si può solo guadagnare qualcosa in credibilità, al patto di non esagerare nel richiamarsi a Mattarella. Secondo lei è un Conte diverso quello che oggi vi trovate davanti rispetto agli inizi del vostro governo?
Ma io questo non lo so, nel senso che Conte l'abbiamo conosciuto tutti un poco più di un anno fa, perché prima non era personaggio, diciamo, abituale alla politica mediatica, quindi conosciuto da pochi. Ovviamente un anno di governo e di esperienza in quella posizione cambiano sicuramente tutte le persone, nel senso che si accumulano esperienze e conoscenze che fuori da quegli ambienti è difficile fare. Detta questa cosa, voglio dire, mi pare che in questo momento sostanziale sia quello che Conte, se sarà lui in qualche modo l'uomo sul front office con l'Europa, porterà avanti come istanze italiane. In questo credo che ieri l'incontro con i due vice premier, in particolare con Salvini, abbia in qualche modo definito la linea. Quindi adesso, al di là delle sue esperienze personali, dove sono i cambiamenti, lui è il primo ministro di un governo politico, come si è sempre definito dal primo giorno, quindi non un governo attapirato oppure messo a zerbino sulle indicazioni europee come gli ultimi governi, che ha delle proprie istanze da portare avanti. Lo si è dimostrato subito l'anno scorso nelle prime settimane con la questione immigrazione incontrollata, dove a fronte di qualche timido tentativo dell'establishment europeo di mantenere la situazione precedente, il governo politico ha fatto capire che c'era un paese diverso, e infatti nel giro di qualche settimana l'Europa sostanzialmente si è sfilata dalla questione e ha assecondato quelle che sono state le decisioni italiane. Quindi sulla questione, voglio dire, adesso economica, la partita è completamente diversa, ma la situazione di fondo è la stessa. L'Italia ha istanze diverse da portare avanti rispetto a quelle semplicemente di assecondare il diktat europeo, che è stato un po' il mantra degli ultimi anni. Quindi in questo senso Conte credo se ne farà parte diligente. Ecco, Conte però vorrebbe carta bianca, no? Questo ieri si sarebbe detto in questo incontro, in questo vertice. E invece su quel foglio di carta sostanzialmente... Carta bianca, cosa... ecco. Carta bianca cosa significa? Mi sembra che significa su certi temi, su certi toni, forse no, la flat tax, certo, rimandarla, insomma una serie di cose. Credo che Conte debba essere il portavoce dei cittadini italiani che, votando Lega e 5 Stelle, hanno dato origine a questo governo. Non credo che ci sia una terza via, quindi non ci sono posizioni personali da portare avanti, ma ci sono le posizioni del 52-53% di italiani che 2 settimane fa hanno confermato la fiducia a questo governo. E se Conte dovesse ribadire il concetto che la flat tax in deficit è improponibile? Ma non è questione, cioè non è che voglio dire, non è che è una partita tra privati dove qualcuno deve dimostrare la propria supremazia di qualunque tipo. Cioè ci sono delle cose che sono all'interno di accordi politici, quindi il famoso contratto, dove c'è anche l'abbassamento delle tasse, che poi lo vogliamo chiamare flat tax o in qualunque altro modo, il concetto è che bisogna abbassare le tasse, che non è una questione di puntiglio personale o altro. Cioè questo paese, se non facciamo qualcosa per creare uno shock al suo sistema economico, come può pensare di venirne fuori dalla situazione in cui si trova? Con lo zero virgola? Questa è una scelta politica precisa. Quindi, se voglio dire, poi ognuno la può declinare come vuole, però certo non può dire un'altra cosa. Nel senso che l'abbassamento delle tasse non è perché ci piace dirlo o così si prende un voto in più, un voto in meno. Tutti alla fine dicono le stesse cose, c'è il problema di burocrazia, di costo del lavoro, di tassazione, benissimo. Poi ogni volta che si cerca di fare qualcosa in uno di questi tre elementi, poi ci sono tutte le questioni contrarie che vengono tirate fuori. Decidiamoci, bisogna fare delle scelte, ovviamente con i pro e i contro di ogni scelta. Non mi pare che, ripeto quello che ho detto, che 2 settimane fa i cittadini italiani abbiano votato per linee politiche uguali a quelle precedenti, altrimenti avrebbero votato altri partiti. Se hanno votato al 35% la Lega che vuole l'abbassamento delle tasse, al 17%, quindi insieme si fa il 52%, il 5 Stelle che, pur con tutte le che abbiamo visto insomma dal punto di vista elettorale, però dice alcune cose, è evidente che più di un italiano su due è d'accordo con questa linea. Poi a chi fa parte dell'altro italiano che non ci ha votato, questa cosa può far piacere o non piacere, certo non può fare il primo ministro di questo governo. Allora Lena, però l'accordo insomma ieri non ci sarebbe stato, sulla linea diciamo così, non ci sarebbe stato, tant'è
che si parla di un nuovo vertice, che tutto è rimandato a un nuovo vertice tra Tria e i tecnici. No, mi pare che la situazione non sia affatto stabilizzata. Dopodiché io seguo il ragionamento dell'onorevole Galli e capisco perfettamente, certo, il suo punto di vista, però io credo che quello che lei ha appena detto abbia un punto debole, che tra l'altro ha sottolineato anche Conte. Allora, se è vero che la linea, che dovete seguire la linea degli italiani, ma queste sono state elezioni europee, allora Salvini decida, vada al voto, chiami le elezioni nazionali, vada alle urne nazionali e faccia valere questo risultato nel Parlamento italiano, non in quello europeo. Questa è l'unica, diciamo, debolezza che trovo nel suo ragionamento. Non si può far valere un'elezione europea anche in una sede, diciamo, italiana, e neanche credo si possa pretendere di ridurre un presidente del Consiglio a un cameriere che prende la comanda, perché giustamente credo che Conte non voglia essere ridotto a questo. Io credo che lui si sia trovato di fronte a una nuova situazione politica e aveva due scelte: o mettersi, continuare a stare sulla scia dei 5 Stelle, ma questo voleva dire appunto diventare subalterno, esattamente come sembra diventato subalterno Di Maio, perché Di Maio, a leggere i giornali, pare abbia aperto anche sulla TAV, sulla flat tax, insomma, sui mini bot. Cioè, noi abbiamo ascoltato una campagna elettorale dei 5 Stelle tutta europeista, ci risvegliamo una settimana dopo le elezioni europee e scopriamo che invece 5 Stelle sono per i mini bot, quindi una linea che europeista non è affatto. Quindi, a parte il disorientamento pazzesco, non si capisce proprio cosa vogliano i 5 Stelle, ma dicevo, Conte tra l'altro aveva due linee. Prendiamo onore e merito sempre alla Lega, che viene in perché i 5 Stelle dopo le elezioni sono spariti da sì, tutti, no, certo. Anche dai comuni. La comunicazione ancora non ha no, permesso. Dicevo, Conte aveva due strade: o continuare a stare in scia dei 5 Stelle e quindi diventare subalterno e prendere appunto la comanda da Salvini. Cosa vuole? La flat tax? Benissimo, adesso. Oppure ritagliarsi un ruolo autonomo, che è quello che ha fatto con la conferenza stampa, richiamandosi all'articolo 95 della Costituzione, cercando una sintonia con il capo dello Stato, mettendosi in scia anche con Bruxelles, con la BCE, con Draghi. Ha scelto questa linea qui. Per quale motivo? Non lo so se lui stia pensando a un suo futuro politico, se non voglia passare come il Presidente del Consiglio che ha portato l'Italia magari dentro una bufera finanziaria. Questo non lo so, però mi sembra molto chiaro ed evidente che abbia scelto una strada. E mi sembra una strada comprensibile, insomma, nessuno ha voglia di fare proprio lo zerbino in maniera, diciamo, palese. Fino a quando poteva esercitare un ruolo di mediazione, seppure più vicino ai 5 Stelle, questo aveva una dignità. Oggi questo ruolo di mediazione non esiste più, onorevole Galli, perché Salvini non vuole una mediazione. Salvini vuole un Presidente del Consiglio e un Ministro dell'Economia leghisti, o comunque filo leghisti. E lui resiste, poi io non so come andrà a finire. Comunque è vero che è un'altra persona rispetto al 23 maggio, assolutamente, come hai fatto ascoltare. Pulicino, come la vede? La vedo male. Male? La vedo male, naturalmente, perché io vorrei dire all'onorevole Galli, ma secondo lei c'è qualcuno in Italia che non vorrebbe la riduzione delle tasse? E tutti vorremmo la riduzione del prelievo fiscale, perché tutti ne avremmo un vantaggio. Naturalmente il governo, l'arte del governare, deve mediare fra il desiderio possibile del popolo, nel senso più generale del termine, e la possibilità di fare ciò che si desidera. Allora, non è possibile che voi immaginiate che se l'Europa vi dà una flessibilità per fare 30 miliardi di riduzione della pressione fiscale, sarà flat tax, sarà un altro modello di riduzione della pressione fiscale, se l'Europa dovesse dare questo impegno, i mercati finanziari si adeguano all'Europa. Questo significa non capire niente. Io le chiedo scusa perché può sembrare offensivo, ma mi creda, non lo è.
però significa avere contezza di ciò che si fa nel governo del paese. Voi avete bisogno di parlare non solo con l'Europa, ma avete bisogno di interloquire anche con i mercati. Allora 30 miliardi di riduzione dei tassi con un debito che è ormai arrivato a 133 qualche cosa, se non vado errato, è vero, del debito pubblico, e con una crescita, le dico non da adesso, da 25 anni che l'Italia è ultima in Europa o tra gli ultimi in Europa per tasso di crescita, le cose non stanno insieme. Allora il desiderio è un desiderio che unisce, ma la strumentazione è una strumentazione che deve essere centellinata con la saggezza di chi governa o di chi dovrebbe governare con saggezza, che le cose non sono purtroppo la stessa identica cosa. Quindi detto questo, se non trovate veramente un sussulto di responsabilità complessiva, e in particolare la Lega che governa tantissimi comuni, tantissime regioni, se non trovate un sussulto di responsabilità coniugando desiderio e possibilità, l'Italia avrà momenti difficili nel prossimo autunno. Porfaro. Guardi, io ho trovato ieri abbastanza inquietante il Consiglio dei Ministri, perché è vero, in retroscena i rapporti di... Il Consiglio dei Ministri c'è oggi. Di ieri sera, di stanotte. Il vertice, diciamo. Il vertice, sì, scusi, stanotte a 3 tra Conte, Di Maio e Salvini. E l'ho trovato abbastanza inquietante, non tanto per un evidente anche rapporti di forza, una contesa nel potere tra oggi, tra Conte e Di Maio versus Di Maio Salvini. Ed è vero che c'è stato anche un atteggiamento, un voltafaccia del Movimento 5 Stelle rispetto a circa 2 settimane fa. Siamo passati da quelli che erano accusati come alleati dei nazisti, di voler chiudere in casa le donne. Ricordo uno degli ultimi appuntamenti televisivi, forse in questo studio, Di Maio diceva: Salvini vuole tenere in casa tutte le donne. Si parlava di una nuova Tangentopoli, si parlava del fatto che quel ministro annunciava ma non lavorava mai, fino adesso ad accettare qualsiasi cosa in maniera supina, ed è chiaro che è una questione che riguarda il potere. Però mi spaventano due cose che riguardano l'Italia. Il primo è che ieri escono dei dati in cui c'è la produzione industriale che cala dell'1,5%, il mercato dell'auto che crolla 17. Del 17%, la risposta del vertice a 3 concreta verso gli italiani è il decreto sicurezza bis. Cioè è qualcosa di inquietante, perché non ha niente a che fare, unito ai soliti slogan del taglio delle tasse, che vengano ritirati alcuni emendamenti sul salario minimo. Però, diciamo, lo scambio sarebbe il secondo problema riguarda la visione di un paese, qual è la battaglia da portare in Europa, perché non solo qua stiamo parlando di un governo, anche l'esponente della Lega, mi perdoni, ma non si può parlare da come se si fosse all'opposizione dopo un anno di governo. Se il paese oggi è in stagnazione, se ci sono questi dati negativi, è perché c'è un governo che aveva previsto esattamente il contrario, aveva previsto una crescita, ci ha trascinato l'anno scorso in una battaglia feroce per l'Europa, in cui poi l'Europa ha fatto la manovra finanziaria, perché è stata l'Europa, facendo finta di passare dal deficit al 2,4 al 2,04, tentando, ricorderete, di ingannare gli italiani con questo piccolo particolare aggiustamento che sta anche un po' ridicolo. Però c'è un tema che riguarda la battaglia anche nei confronti dell'Europa. Nessuno, credo, oggi accetterebbe supinamente quelle che sono le regole europee, le modalità con cui sono state fatte in questi anni alcune politiche. Ma il cambiamento dell'Europa, l'idea di provare anche ad ottenere delle manovre espansive, non può essere fatto tagliando le tasse, magari per fare una flat tax, cioè per fare l'assa piatta, sia per un operaio che per un manager d'azienda che magari guadagna 300 volte tanto, o in deficit, indebitandosi, quindi la pagheranno come al solito gli italiani. Altra cosa è se si fosse fatta una battaglia per cui c'è una visione del paese che investe sulla scuola, sulla ricerca, che magari fa una manutenzione della nostra struttura, delle nostre infrastrutture. Su quello credo che avrebbero avuto anche da parte dell'opposizione un'apertura. Qua invece siamo di fronte a una contesa del potere, a un'eterna campagna elettorale, e il rischio che portiamo l'Italia non solo a una guerra eterna in Europa, ma senza alleati. Sì, si è votato in Italia per le elezioni europee, hanno votato anche gli altri stati. L'Italia non ha un aggancio, non è in grado di fare nessuna battaglia in sede europea, è isolata, e dentro al governo, anziché provare a costruire una battaglia univoca, anche magari cercando anche una sfida con le opposizioni, si litiga continuamente per il potere per una campagna elettorale permanente. Cioè è disarmante che la risposta, chiudo, sia il decreto sicurezza bis di fronte a un'Italia che è in stagnazione. De Maggi, voglio chiedere anche a lei prima della pubblicità. Lei era piaciuto l'avvocato... Chiediamolo dopo. No, lei era piaciuto l'avvocato del popolo, vero? Quando mai. Si presentò. No, non mi è piaciuto né dispiaciuto, ne parlo poi dopo se c'è
un poco più di tempo. Perché secondo me Conte è un enigma molto interessante. È per questo, insomma, sì, lo dicevo, vuole, perché già lo diceva ai tempi. Ne parliamo dopo. Sui social, adesso non ricordo esattamente, e su questo veramente è stata una cosa che mi è dispiaciuta. Posso dire che non avevo... Quelli sono. Per favore. Grazie. Allora, qui invece era giugno, professor De Masi, la fa ormai celebre, insomma, questo quello che viene definito uno sketch, comunque, quando a un certo punto Conte chiede a Di Maio posso dire una cosa, e quello dice no. Da lì è cambiato, no? Insomma, sempre per far vedere che adesso forse le cose non stanno più così. No, a me la figura di Conte proprio intriga molto, intanto perché veniamo dallo stesso contesto, cioè l'università. Allora, che... conoscenze politiche, di politica attiva, a un professore di università, il consiglio di facoltà. Io sono stato preside, quindi so bene quali sono le dinamiche che si creano, ma è l'unica esperienza politica che Conte ha portato come presidente del consiglio. Allora, si è ritrovato presidente del consiglio quasi all'improvviso, diciamo. Prima sembrava che andasse in porto, poi no, poi di nuovo sì, si è trovato presidente del consiglio. Pochi giorni dopo, pochissimi giorni dopo, si è ritrovato in Canada, seduto allo stesso tavolo con Trump, con la Merkel, con Macron, eccetera. E io pensavo, perché mi intriga, ripeto, la figura, ma questo che fa, che dice? Cioè, non si tratta di essere passato, che so, da un gruppo di avvocati a un gruppo di professori di università o di ministri, no, addirittura col consesso più importante del mondo. Poi lui ha raccontato che Trump lo chiama Giuseppino, queste cose qua, ma insomma... Che succede nella testa di un professore che fa... Dopodiché, siccome lui però è pugliese, e i pugliesi nel sud sono la parte più concreta, diciamo, del meridione, più manageriale. Già Pomicino la guarda malissimo. Ha una grande... Sì. Noi siamo più fantasiosi, ma loro sono molto più concreti. Lui, man mano, praticamente, sta dimostrando di avere delle capacità infinite di mediazione, i greci avevano due caratteristiche, coltivavano due caratteristiche. Una la chiamavano thesis, cioè la capacità di andare dritta alla meta, prendere decisioni, era la freccia, diciamo. E l'altra era la metis, cioè la capacità del serpente, la capacità del commerciante, la capacità di chi deve continuamente mediare. Quest'uomo sta dimostrando di avere una capacità di mediazione, perfino secondo me pericolosa, perché chissà dove arriva, questo diventa Papa o Presidente degli Stati Uniti, se va avanti di questo passo. Poi c'è una cosa, che ha la fortuna di avere due vice di un livello talmente inferiore dal punto di vista culturale, dal punto di vista, insomma, anche dell'articolazione di un periodo, diciamo, e di conoscenze di lingue, eccetera, che dove vanno loro in Europa? Quando si dice che Salvini non va mai in Europa, che so, si sono fatti, mi pare, 6 o 7, leggevo sulla stampa, riunioni negli ultimi mesi sugli immigrati, e lui non c'è mai andato. Ma secondo me lui ha problemi di lingue. Che parla lì? Io non lo so. Qui abbiamo un tale dislivello tra Conte e gli altri due, che secondo me lui man mano, con l'intelligenza che sta dimostrando, ce lo troveremo Presidente della Repubblica fra qualche decennio. Ah, ecco, Presidente della Repubblica. Senta, Galli, allora oggi ci sono due interviste su due quotidiani a Salvini. La verità, il titolo è questo: nuova giustizia e giù le tasse, o è meglio farla finita? Sul Libero, Salvini minaccia Conte e i grillini, basta con i no o mollo tutti. I colleghi del Movimento 5 Stelle si sveglino, certi magistrati sono peggio dei politici, riformiamo davvero la giustizia. Quindi i temi restano questi due, la giustizia da una parte e dall'altra naturalmente le tasse.
Poi c'è anche un articolo sul Corriere della Sera di Marco Cremonesi, che è collega che conosce bene Salvini. Le condizioni di Salvini: no, un governo debole con l'Europa, non vuole una guida Conte, Tria e Moavero. Se da una parte leggiamo che Conte è molto preoccupato per i nostri conti, scusate il gioco di parole, non solamente Conte ma anche insomma un occhio più alto del Quirinale, e per i mercati e per l'aumento dello spread, per quello che potrebbe accadere, voi non lo siete? Ma credo che, come dicevo prima, dopo il risultato elettorale è evidente che comunque la scelta proprio degli elettori sia chiara, quindi all'interno di una condivisione delle azioni di governo, però è evidente che l'impostazione della Lega è quella preferita dagli elettori. Volevo però precisare alcune cose, perché altrimenti sembra... Sì. Alla dottoressa Palmerini volevo dire che io non, a parte che non mi permetterei mai di essere irriverente nei confronti di nessuno, ma proprio assolutamente io non penso che il primo ministro Conte abbia le caratteristiche che lei ha appena elencato, assolutamente, che sia lì a fare il servitore di Colucanzi. Io credo che Conte stia dimostrando, voglio dire, un equilibrio, una capacità di gestire la posizione assolutamente da sottolineare. Poi personalmente ritengo che una persona che, voglio dire, si presenta proprio bene come personaggio, fa far bella figura all'estero quando si muove, rappresenta bene l'Italia, quindi da questo punto di vista non ho nulla a dire. Ho semplicemente detto che, contrariamente ad altre situazioni, Conte non è il Berlusconi o il Renzi di turno, che si sono presentati prima come eventuali primi ministri e poi sono diventati in seguito alle elezioni popolari. Cioè Conte è un primo ministro che è arrivato dopo di un governo politico dove comunque chi aveva fatto campagna elettorale e portato avanti una serie di questioni che poi gli italiani hanno votato erano i partiti preesistenti. Quindi in questo senso la sua figura è un pochino particolare, quindi non può non tener conto di quello che rappresenta, di chi rappresenta questi partiti e porta avanti. Poi all'onorevole Pomicino volevo rassicurarlo. Da leghista sono abituato a sentirmi dire di tutto, quindi stia pure tranquillo. Poi, diciamo, dall'alto della sua esperienza abbiamo solo tutti da imparare. Io ricordo che lei da ministro, da presidente della Commissione Bilancio negli anni d'oro, partecipava a quei governi che facevano deficit dell'ordine del 12-13-14%, che hanno portato... Il dice di no, guardiamo internet, tiriamo fuori quando vogliamo Craxi De Mita, portato da 80 a 120 il debito pubblico, quindi voglio dire sicuramente sì, però alla sua università sicuramente una grande, perché negli anni 80 quant'erano il deficit nei governi Craxi De Mita, quanto facevamo di deficit all'anno? Il 10 12 13, non se lo ricorda, assolutamente no. Assolutamente no. A fine trasmissione lo andiamo a vedere. Il debito è figlio della bassa pressione fiscale, non dell'eccesso della spesa. Deficit sto parlando. Vado a vedere i deficit annuali nei governi Craxi, De Mitra negli anni 80. A fine trasmissione, se vuole, ci fermiamo 5 minuti e li guardiamo. Con piacere. Detta questa cosa al rappresentante del PD, vorrei ricordare che negli ultimi 7 anni, dove è stato il suo partito? Adesso il problema è la scuola, le infrastrutture, i ponti che crollano. Negli ultimi 8 anni, per 7 anni il PD è stato al governo, quindi non mi pare che non abbia avuto il tempo per fare queste cose. La flat tax, guardi un attimo quello che sta uscendo, nessuno ha detto di partire a fare la flat tax a chi guadagna 20 milioni all'anno. Siete stati voi che avete fatto la legge per chi, arrivando dall'estero come i calciatori che guadagnano 10, 15, 20 milioni all'anno, pagano un una tantum di 100.000 euro e la tassazione è finita lì, e lo sa bene. Abbiamo qualche giocatore di qualche primaria squadra italiana che paga 100.000 euro di tasse avendo un guadagno annuale probabilmente di qualche decina di milioni. Detta queste cose, ritorniamo all'inizio, Conte deve rappresentare queste cose in Europa, nel senso che Conte certo ha chiaro la situazione italiana, ma proprio perché ce l'ha chiara credo che non abbia difficoltà a capire che con le regole europee, modello Grecia, l'Italia non va da nessuna parte.
E l'Europa in questo momento non si sta preoccupando della riduzione della produzione industriale, del crollo dell'auto, si preoccupa dei numeri del bilancio, che sono una cosa diversa. La stessa Europa che ha fatto entrare 35.000 tonnellate di olio tunisino, 900.000 tonnellate di riso birmano, questa è l'Europa che da una parte ammazza i propri cittadini per rispettare il numerino del deficit e del debito, dall'altra poi non rispetta e non difende e non difende le cose. Se do fastidio posso prendere la casa? No, ma ci mancherebbe. Stavamo aspettando che finisse. Non sapete i cittadini dall'altra parte dello schermo quanto si divertano? Galli, guardi che assolutamente stavamo ascoltando il religioso silenzio e aspettavamo che lei finisse. E tanto Omnibus è lunghissimo, quindi c'è spazio per terminare tutti i discorsi. Prego. E poi naturalmente fatto replicare. Poi i cittadini sappiamo tutti chi sono. Prego, non è Galli. Che c'è un monopolio della conoscenza dei cittadini. Prego, no, io faccio il sociologo, i cittadini sicuramente li conosco meglio di Galli. Va bene. Galli, prego. Ecco, no, volevo solo chiudere dicendo di avere un po' di rispetto da parte di chi vota i cittadini e li prende. Anche da parte dei professori. Galli. Guardi Galli, però lei al governo, io guardi, vorrei veramente fare una discussione seria, perché non è che si può parlare di fronte a un paese in cui crolla la produzione industriale, il mercato dell'auto, ci sono 180 tavoli di crisi aperti al Ministero, lei mi può rispondere con il riso birmano e allora il PD. Ma veramente, ma cerchiamo di avere un minimo di serietà, un minimo verso questo paese. Il tema, guardi, io vorrei risponderle che c'è un nuovo segretario, che c'è un nuovo corso, ma non sono interessato a fare questo tipo di discussione, non voglio fare la discussione su chi c'era prima, anche perché se lei non è d'accordo con chi è stato prima, non è che fa peggio, fa come c'è chi c'era prima. Il tema è un altro, anche riguardo al deficit. Sull'Europa mi lasci dire, abbia pazienza, mandateci in Europa, chiami il suo capo e gli dica di andarci in Europa se il problema è l'Europa, perché se negli ultimi 8 consigli dei ministri europei sull'immigrazione e sui rimpatri ha presenziato una volta, io da cittadino italiano che mi vedo io da cittadino italiano che vedo il vice premier, il ministro dell'interno, che sono 5 anni che ha montato su una campagna tutta fatta sui migranti, che se ne strafrega di andare in Europa e contro l'Europa, anche giustamente, perché io sarei pure d'accordo, sulla stessa Europa che a un certo punto vota una risoluzione per ricollocare automaticamente i migranti in tutti i paesi d'Europa, il Parlamento europeo, e voi, cari amici della Lega, vi siete astenuti e il Movimento 5 Stelle addirittura ha votato contro. Cioè non si può continuare a fare un'eterna propaganda sulla pelle della gente. Il tema non è semplicemente il deficit. Il tema è che voi avete fatto 2 misure in cui per me il tema adesso non è nemmeno il merito di quelle misure, perché capisco che intrecciavano sia quota 100 che soprattutto il reddito, intrecciavano una questione che riguardava la povertà, però avete fatto 2 misure in deficit, quando quelle misure, De Masi che è appassionato di reddito quanto me sa che quella misura doveva essere finanziata da una riforma fiscale, comunque dalla fiscalità generale, cioè significa che si andava a prendere dei soldi a chi ne aveva troppi e si spostavano verso chi ne aveva pochi. Se invece un paese si indebita, o quel paese cresce e quindi tu puoi ripagare il debito, oppure fa sì che quel debito aumenta, e quel debito chi lo pagherà? Lo pagheranno i cittadini italiani sotto forma di tagli ai servizi, di tagli ai welfare, magari alla sanità o alla scuola, o di aumento d'IVA. Se si continua a fare deficit per misure che non fanno aumentare la crescita né creano posti di lavoro, voi state lasciando un fardello non sui ricchi plutocrati banchieri, ma sulla povera gente. Questo è il punto, il resto è riso cambogiano, cioè è tutto un modo per buttarla continuamente in caciara, per fare in modo che non si parli mai della serietà, della competenza, della politica che dovrebbe avere. La campagna elettorale è finita. Invece forse no. È finita. Dovreste anche leggere i risultati. Invece forse no. Beh, Pomicino, però insomma, in parte quello che dice Galli ha un suo perché, insomma, non è adesso ci preoccupiamo del deficit, quando tanti governi in passato si sono mossi più o meno sulla stessa linea. Ma non c'è dubbio, no, nessun governo ha mai posto le condizioni, non mi sembra abbia posto in questo istante l'onorevole Galli. Cioè l'Europa non funziona da nessuna parte, punto. Il che, per conseguenza, significa che noi dobbiamo uscire dall'Europa. E se i simboli hanno un senso, la assenza di Salvini alle riunioni europee sta a significare la presa di distanza dall'Europa. E noi su questo terreno, caro Galli, faremo la guerra,
in termini culturali e politici naturalmente, perché voi dite così, ma sapete per prima che non potrà essere, l'Italia non potrà uscire dall'Europa. E allora mi permetterà, soltanto dai miei capelli bianchi e per quelli che sono rimasti, di dirle che se uno vuole cambiare l'Europa, il primo fondamentale politico che deve conoscere è che c'è bisogno di fare un'offensiva di persuasione nei riguardi di 28 paesi che stanno insieme, 27 adesso tra poco, e deve un attimo convincere 27 paesi perché si possa cambiare il proprio progetto politico, il proprio progetto istituzionale e così via. Se invece l'atteggiamento del governo italiano, e poi metti in, basta questa cosa che siete gli avvocati dei cittadini e rispondete agli italiani, ma perché dovreste rispondere agli austriaci? Insomma, cioè voi dite delle cose talmente banali, è ovvio che non si capisce. Allora, se volete cambiare l'Europa, avete bisogno di colloquiare con l'Europa, avete bisogno di riannodare le relazioni politiche che in un anno avete distrutto. Su questo terreno qua siete dei responsabili, anzi, le chiedo scusa, degli irresponsabili. E lo dico con molta serenità e non con polemica. Cominciando da un dato, che un governo politico di due partiti che hanno ottenuto il 52% e nel 4 marzo addirittura forse qualcosa in più, non possono mettere ai tecnici, agli esteri e alla difesa e all'economia. La politica deve assumere in prima persona questi grandi ministeri politici che fanno di un governo il profilo più importante sul piano internazionale. Voi invece avete messo dei tecnici e poi volete che quei tecnici siano, come diceva la Palmerini, siano al vostro servizio, non potendo voi, non sapendo voi, interloquire con gli organi internazionali. Questo è il dato in cui ci avete messo in questo momento. L'invito allora è quello veramente di recuperare saggezza. Se lei pensa che io sia il male, io rappresento il male, però lei non mi faccia concorrenza, cerchi di fare il bene se è possibile. Quindi su questo terreno qua coccoli il male, perché però, senza il male lei avrebbe un problema di identità. Pomicino, perché forse insomma Salvini la dice in un altro modo, ma non è tanto distante, perché in questo colloquio con Cremonesi dice Salvini, è un virgolettato, vanno bene i toni bassi, ma se vediamo che da una parte dell'UE c'è il rispetto e una volontà di discussione autentica del nostro punto di vista, diversissimo sarebbe se invece emergesse la volontà di castigarci a prescindere. Poco prima l'aveva detto così. Possibile che su 28 paesi nell'UE siamo gli unici a essere additati come quelli che non hanno fatto i compiti? Questo è il pensiero sostanziale. Non è vero, ma da 5 paesi. No, vorrei dire, no, tra l'altro anche per così parlare con l'onorevole Galli, altrimenti sembra un uno contro tutti e non è così, perché va dato atto poi... Sì, è molto divertente. No, no, ma non è questo il senso, credo, della trasmissione. Io invece ho un'idea un po' diversa anche rispetto all'Europa, cioè io non ho capito cosa voglia fare Salvini e la Lega, perché dal mio punto di vista si evoca questa battaglia con l'Europa, ma non si arriva mai all'affondo finale. Quindi, tra l'altro, lei, onorevole, rappresenta, diciamo, è uno dei rappresentanti, insomma, dei principali rappresentanti del Nord, è di una Lega, anche se vuole, tradizionale. E io credo che al Nord non vogliano una guerra con l'Europa, l'uscita dall'euro. Cioè io penso che questi siano argomenti più di propaganda fatti per un elettorato, diciamo, acquisito di fresco da Salvini, ma non un elettorato storico. E avere, esatto, avere contro anche il nord del paese, beh, non ha mai portato bene a nessuno, e non credo che Salvini voglia mollare quel nord lì, che è fatto di stanze molto diverse, appunto, e molto poco propagandistiche. Penso che invece ci sia una grande attenzione per l'Europa e una grande paura diciamo, di uscire dall'euro. Quindi io vedo
piuttosto un'ambiguità, ma non vedo una decisione, una scelta. Vedo che si evocano queste cose un po' per raggranellare consensi da qualche parte, poi però al dunque, come è successo l'anno scorso sulla legge di bilancio. Insomma, ce lo ricordiamo, abbiamo vissuto giorni di battaglia con l'Europa, di insomma, Salvini che dava dell'ubriacone a Juncker e lo spread, che è, e poi alla fine a 2,04. Quindi alla fine Salvini è stato il primo, prima ancora di Di Maio, perché bisogna dare atto, è sempre più veloce di Di Maio, no? È stato il primo a fare la marcia indietro e a fare quello responsabile, che no, però non vogliamo il paese, il risparmio, eccetera. Io penso che più o meno andrà nello stesso modo, cioè non penso che Salvini si voglia intestare una bufera finanziaria, e credo che questo sia anche il motivo per cui non va alle elezioni e non diventa il governo Salvini premier, perché secondo me a lui gli sta benissimo una situazione in cui lui fa la propaganda, fa i selfie, va in piazza e poi manda avanti Conte e Tria, che un po' li schiaffeggia, un po' poi li risolleva. Cioè è un doppio gioco che fino adesso ha funzionato, e quindi perché dovrebbe mollarlo? Gli ha portato il 34% di voti, continua a fare così, continua ad avere un doppio registro. Un po' dice che non va bene niente e un po' dice vabbè, ci arrendiamo, però non è che Conte possiamo... che non ci sta più. È quello che dico io, è Conte che non ci sta più, è Conte che è cambiato, perché siccome adesso non può essere più in scia dei 5 Stelle, perché i 5 Stelle sono franati, Conte aveva due scelte: o appunto prendere la comanda da Salvini oppure rivendicare un minimo di autonomia. Ha scelto di rivendicare un minimo di autonomia, un minimo massimo, adesso vediamo come va a finire. E a quel punto però lo scontro è con Salvini. A quel punto lo scontro è, bisogna vedere se lo tiene. Galli, la faccio replicare, poi sentiamo De Masi. Sì, no, io capisco che a voi piacerebbe che noi fossimo quello che voi dite, ma non siamo così, cioè continuate a metterci in bocca Galli, mi scusi, ma si possono anche avere idee diverse e confrontarci amabilmente come se fossimo a prendere un caffè la mattina? No, non è che noi, voi, loro, cioè siamo sulle barricate, allora. Mi allineo all'onorevole... Anzi, trovo molto piacevole avere delle idee diverse e confrontarci. Mi allineo all'onorevole Pomicino. Stiamo parlando, ovviamente, cioè, voglio dire, usiamo dei termini all'interno della liturgia politica, poi ovviamente ci mancherebbe altro, diciamo noi o voi per semplicità, ma mai viene a mancare il rispetto personale, ci mancherebbe, anzi, nei confronti di tutti è massimo, ma soprattutto, vuol dire, oltre che essere totalmente, vuol dire, per il confronto, devo dire, anche la parte più stimolante della politica poi alla fin fine, quindi prendiamolo solo come stereotipi liturgici, per intenderci, ma limitiamoci a questo. Detto questa cosa, volevo dire, lo dico in maniera più edulcorata, così almeno siamo meno, cioè noi non siamo come ci avete descritto adesso, la Lega non è contro l'Europa, non vuole uscire dall'Europa. Cioè, si estremizzano posizioni che non ci sono, abbiamo semplicemente, rispetto prima, una posizione, posso dire, meno accomodante, meno allineata, meno azerbino, cioè vogliamo far rispettare un pochino di più gli interessi legittimi della nostra nazione, del nostro popolo, del nostro Stato. Alla fine, quello che è stato detto prima sulle questioni di quando fanno le riunioni con tutti, per esempio, i ministri degli interni, non avete detto una cosa negativa, esattamente il contrario, perché questo è sintomatico e indicativo. Prima di tutto, in ogni caso, da un punto di vista formale, comunque il rappresentante ovviamente dell'Italia e del governo italiano c'è sempre, non è che c'è solo il ministro, ci sono anche i suoi collaboratori. Molteni non è l'ultimo arrivato. C'era il sottosegretario Molteni. È quello che sto dicendo, infatti. Detta questa cosa, a noi non interessa, per dire, la formalità. Magari coi governi precedenti andava sempre il ministro, benissimo. Sì, qual è la sostanza? Ci dice, scusi se c'è l'uquisto, ma qual è la sostanza? Adesso magari quali sono i migranti che si sono presi gli amici di Visegrad, che vi hanno pure mollato? Qual è la sostanza in Europa per cui è cambiata? Mi scusi, perché il comizio capisco, però mi dice qual è la sostanza, se è così cortese. Dov'è che si sono presi i migranti in Europa? Visto che ha fruttato, no, il fatto che andasse Molteni e non Salvini, dov'è che si sono presi i migranti? Visto che abbiamo parlato abbiamo per tre mesi di persone naviche... Non ho fatto analisi 4, ma le domande dopo la prima volta le capisco, non serve dire 4 volte. Prego. Prego. Detta questa cosa, qual è la risposta? Da 200.000 a 20.000 migranti in Italia, questa è la risposta. Non ha risposto.
No, non ho risposto, ma scusate, voi volevate che il resto dell'Europa si facesse carico di un problema che no, doveva voi essere risolto. Sì, voi lo volevate con noi il come lo vuole tutta Italia, l'abbiamo ma risolto scusi. Alla radice, non vengono più i migranti che non dovevano venire, punto. E così si risolvono i problemi. Così si risolvono i problemi. Quindi lei è per i 20.000 che ce li dobbiamo tenere tutti noi. Grazie. Dopo aver raccontato esattamente il contrario per 5 anni di campagna elettorale abbiamo capito che voi chiaro. Lei va avanti così che vedrà. No, no, ma io chiedo no, ma per l'amor di Dio, Galli mi conclude però il punto diciamo più allargato all'Europa, questo è l'aspetto che riguarda i migranti, però c'è tutta una pagina che riguarda sul discorso dell'Europa. Mi pare evidente che la posizione di Salvini, della Lega, mi auguro anche del 5 Stelle, di cui penso alla fine si farà carico col suo modo personale di declinare le questioni, il primo ministro Conte, è che in Europa si va non per prendere atto di quello che l'Europa dice, ma per portare delle istanze rispetto alle quali si deve discutere, certamente. Nessuno pensa che partendo da 100 porteremo a casa 100, certo che se parti chiedendo 0 porti a casa 0 al massimo. In questo momento il problema, ricordo, non è solo italiano, e in questo senso voglio dire c'è un'occasione favorevole da sfruttare bene. Abbiamo la Francia, di cui dice niente, che è al 3,5% ed è passata in 7 anni dal 65% al 100% di debito pubblico. La Germania, che basando gran parte della sua potenza economica sull'export, sta risentendo pesantemente del mercato mondiale in ribasso, del problema dei dazi Cina-America e tutto il resto, ha perso l'1% del PIL di quest'anno e il 2% di produzione industriale. Questo voglio dire, non sono dati che ci danno soddisfazione, intendiamoci, ma significano, intendono, dimostrano una situazione europea che deve essere profondamente rivista da tutti. Se alla fine, dopo 20 anni di euro, gli Stati Uniti sono al 3,6% di disoccupazione e al 4,5% di crescita. La Cina, lasciamo perdere perché i dati della Cina non li conosce nessuno. Il Giappone al doppio di debito pubblico del PIL. L'India e tutte le altre potenze emergenti crescono non bloccando la spesa. Voglio dire, l'unica macroarea economica che ha una politica di bilancio prussiana, kantiana direi, e alla fine ha il 10% di disoccupazione e lo 0, di crescita l'Europa. Questa roba non la dice la Lega o Salvini, sono questioni su cui come minimo tutti gli europei devono ragionare. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, poi torniamo con De Masi. Questo è il quadro che stasera mi vede confrontarmi con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio per organizzare l'agenda di lavoro dei prossimi mesi e dei prossimi anni, che penso ci veda concordi con al centro il lavoro, la battaglia per diminuire il tasso di disoccupazione, e il tasso di disoccupazione si diminuisce solo se riduciamo la richiesta fiscale. Se qualcuno pensa di stare al governo per tirarla in lungo o crescere dello 0, non è quello di cui gli italiani hanno bisogno. Rispettando tutto e tutti, gli italiani chiedono di lavorare di più. Punto. Basta. Questo è il quadro di un bel lunedì, che dedico a tutti coloro per i quali la Lega era un pericolo pubblico, non ci avrebbero mai votati perché sarebbe stato siamo pericolosi per la democrazia, ne ho sentite di tutti i colori. Vogliamo rimettere nelle tasche di imprese e famiglie queste decine di miliardi di euro che diventano economia reale, diventano spesa, diventano acquisti, diventano produzione? Sì. Noi abbiamo proposto un'idea che c'è nel contratto ed è stata approvata all'unanimità dalla Commissione Bilancio del Parlamento. Se ci sono idee migliori, noi siamo felici. Questo lo dico ai signor no, che ci sono dentro e fuori. L'unico modo per far scendere il debito è far lavorare gli italiani. Se gli italiani non lavorano, ti puoi inventare anche la tassa sulle scarpe da ginnastica o sulle cavallette, ma non ce ne sono di santi. Il debito scende solo se gli italiani lavorano e pagano le tasse. E l'unico modo per aumentare il lavoro degli italiani è ridurre le tasse a chi crea lavoro. Questo lo ribadirò anche all'amico Luigi Di Maio, con cui c'è ritrovata e mi auguro duratura sintonia. Sono disponibilissimo a ragionare di un salario minimo per i lavoratori,
ma il salario minimo per i lavoratori lo garantiscono le imprese. E se tu non riduci il carico fiscale per le imprese, come fanno a garantire un salario minimo? Allora, così Salvini ieri al termine del Consiglio federale in mattinata intorno a mezzogiorno. Professor De Masi, mi scusi, l'impressione adesso, in questo momento, visto che Luigi Di Maio proprio ieri ha immediatamente rilanciato sul salario minimo, è che ci troviamo un pochino forse davanti a quello che abbiamo già visto con il reddito di cittadinanza, ovvero sventolare dei grandissimi cavalli di battaglia come è stato il reddito di cittadinanza, che ha impegnato praticamente mesi e mesi il governo, le discussioni, i nostri dibattiti, e alla fine in che cosa si è prodotto? Sicuramente in un sostegno economico a persone che ne hanno bisogno, ma dal punto di vista lavorativo zero, perché non ci sono i navigator, insomma, quel meccanismo lì, quello che doveva aiutare a trovare lavoro, non è partito, non c'è, non esiste. Non è che adesso il rischio lo facciamo anche con il salario minimo, e poi però invece, come dice Salvini, il salario minimo va bene, ma insomma ci sono le imprese che poi... Da qualche parte ho letto che io sarei deluso dei 5 Stelle. No, lei è deluso del reddito cittadinanza. Io sono un esperto di sociologia del lavoro, e questo anno è stato l'anno che ha dato di più ai problemi del lavoro, ci piaccia o no. Reddito di cittadinanza, decreto dignità, e se per caso passasse il salario minimo, in 70 anni sarebbe la massa di decisioni a favore del lavoro più forte che ci sia stata, ma non solo per il lavoro, per quell'altra fascia di umanità che non ha rapporti con il lavoro e che si chiamano i poveri. Dei 5 milioni di poveri italiani, meno di un milione ha problemi di lavoro. Gli altri sono bambini poveri. Ma il reddito di cittadinanza non ha aiutato a trovare lavoro finora. Il reddito di cittadinanza, solo voi nei media avete fatto confusione con il lavoro. Non c'entra nulla. E che c'entra? Quando arriva un'autoambulanza, per esempio, fa dell'assistenzialismo, diciamo, e non c'entra niente con il lavoro. No. Sì, c'è l'autista dell'ambulanza. Però il provvedimento è cambiato anche grazie alla Lega, metteva insieme due cose, voi. Un sostegno... No, non l'abbiamo cambiato noi perché non l'abbiamo scritto noi. Se c'è una cosa che conosco alla lettera è la legge... Sì, dove sono i navigator? Guardi, no. Che devono... Il reddito di cittadinanza è una cosa, i navigator sono una follia. Quel provvedimento ha messo insieme due cose. Allora, mi scusi, professore. Io le dico cosa, se posso. Prego. Allora, le dico cosa proponevo io. Siccome non c'è quella rete complessiva importantissima, e quella sì i governi precedenti dovevano fare, che sono i centri per l'impiego, Germania, 111.000 persone con un costo di 12 miliardi all'anno, Italia... 9.000 persone con un costo di 680 milioni all'anno. Siccome non c'è questa rete, e va fatta, perché è importante come la rete autostradale, eccetera, eccetera, e richiede, secondo me, non meno di 3 anni di tempo per farla come si deve, allora per i primi 3 anni andava fatto il reddito di cittadinanza puro. Puro. Dopodiché si cominciava con il reddito di cittadinanza vero e proprio. Quindi... Non è stato fatto quello che ho proposto ai 5 Stelle. Però il reddito di cittadinanza riguarda i poveri, non il lavoro. Non c'entra nulla. Un bambino povero non è che vuole lavoro. Un vecchio povero non è che vuole lavoro. E i poveri esistono. Sono quelli che Marx chiamavano sottoproletariato. Quindi hanno fatto male i 5 Stelle a mettere insieme, diciamo, due aspetti subito. Ma guardi, io conosco molto bene la legge. L'ho conosciuta prima ancora che fosse presentata, le assicuro che se lei legge la legge non c'è questa confusione con il lavoro, non c'è assolutamente. Mi scusi Galli, perché lei no, è l'altro... Un attimo solo, io sto dicendo la legge. Però, perché loro l'hanno votato, ma che poi sia stata man mano, diciamo, inquinata, eccetera, eccetera, che poi ci si siano aggiunti i navigator perché ci si è accorti che andava fatto... Questo è un altro paio di maniche, ma il reddito di cittadinanza, così come è passato nella legge, è una... provvidenza per i poveri, i quali poveri esistono, non so se per chiaro. Carità. E quando noi diciamo non si è fatto niente, io ho sotto casa due barboni, no? Questi due barboni da questo mese hanno preso ognuno di loro 780 euro. Questi barboni come prima cosa si sono andati a fare un bagno, io ci discuto molto con questi due.
e li ho cercati di guidare, perché io mi sarei aspettato, per esempio, anche da parte del PD, una grande crociata a favore di diffondere bene le notizie sul, e aiutare per esempio i barboni che non hanno televisione, non sanno come si fa a ottenerlo, non sanno neppure che esiste. Ci voleva anche da parte della Chiesa, per esempio, io mi sarei aspettato maggiore afflato su tutto questo, ma ci sono comunque 2 milioni di persone che si sono fatti il bagno. Mette in dubbio. Galli, però mi aiuti lei, abbiamo fatto confusione noi e non c'era la parte che riguardava la reintroduzione a un meccanismo. Non mi permetto minimamente di contestare i professori universitari, però mi pare di capire che dopo 3 offerte di lavoro non accettate lo perdi, quindi che ci sia qualche collegamento. Una chiosa devo farla, perché capisco leghista sì, però quando do qualche numero di solito ha qualche senso. Wikipedia, 1981 glieli dico in fila, deficit 10,87, 82 10,01, 83 10,11, 84 11,48, 85 12,38, 86 11,96, 87 11,51, 88 11,05 e così via, passato dal 65 in 10 anni al 120% il debito, con deficit sempre in doppia cifra. Quindi, ripeto, mi sono fermato ad analisi 2, però fino a 10 so contare. Era un telegramma per Fomicino? Sì, infatti, soltanto che quello che lei dimentica, ed è strano, perché peraltro è un politico accorto, che durante questi 10 anni l'Italia aveva 2 grandi problemi. L'inflazione a due cifre. Il debito non è diminuito. Ma chi ha detto che il debito è diminuito? Il debito per meglio dire si è arrestato, e c'è stato l'avanzo primario con il governo Andreotti, Formiga, Carli e il sottoscritto. Va bene. Lo ha detto, ci sono nei numeri, e mi avvertì di questa posizione da parte degli economisti italiani lo stesso Mario Draghi e il direttore del Corriere della Sera. Ma quello che voglio dire è che in questi 10 anni noi abbiamo fatto il debito, innanzitutto abbiamo fatto il debito, ma crescevamo del 2,5% all'anno. Qui lei ha governato per 10 anni, quindi, non dimentichiamo che la Lega non ha governato da un anno, ma ha governato per 10 anni, e certo, in questi 10 anni è aumentato il debito e ci siamo tutti impoveriti. Quindi incominciamo a dire questo. Ma io le devo ricordare, perché lei è un politico accorto, che fare la storia economica di un periodo senza fare la storia politica dello stesso periodo è un esercizio accademico, cioè un esercizio frufru. Mi lasci professore, completare. Io ho solo detto che i numeri sono veri. Se poi vogliamo fare la storia completa, il 13% in quegli anni, lei mi ha detto che non era vero. Io le ho fatto vedere che era vero. Poi c'era l'inflazione doppia cifra, lo so benissimo. L'Italia cresceva un po' di più, un po' di meno, lo so benissimo. Ma lei non poteva dirmi che ho detto una cosa falsa, perché ho detto una cosa vera. Tutto qua. Allora, io devo un attimo capire. Lei ha detto nell'87 all'88%, anche se in realtà andiamo a memoria. Io so di aver lasciato il debito pubblico al 98,5% alla fine del 91, quando poi finimmo il governo Andreotti, e avemmo in quel momento l'azzeramento del disavanzo primario. Noi ottenemmo per la prima volta in Italia l'avanzo primario nella prima parte del 92, poi rafforzata da Amato nella seconda parte del 92. E come ha fatto? Ma il dato è più importante, io voglio dire, sta confermando che noi avevamo, quello che diciamo noi che oggi. Noi avevamo 2 grandi problemi che non potevano richiedere assolutamente una politica fiscale restrittiva. Era il terrorismo rosso, che sparava prevalentemente i democristiani fino all'88. Il senatore Ruffilli cadde sotto il fulcro brigatista, e avevamo l'inflazione a 2 cifre.
Allora, in questo caso qui, il debito non è nato da un eccesso di spesa, il debito è nato dal fatto che dall'81 all'86 la pressione fiscale in Italia era sul 34-35%, quando Germania e Francia era del 40%. Non a caso, in quegli anni le famiglie si sono arricchite e hanno ancora ma oggi... Ma sta dicendo quello che diciamo noi oggi? Sono perfettamente d'accordo con lei. Allora, aspettate un attimo. Un'altra cosa. Allora, Di Maio poco fa ha detto, per me di manovre restrittive non se ne deve neanche parlare. In questo momento lavoriamo alla nuova legge di bilancio, mettiamoci dentro le cose che servono agli italiani. E di nuovo mi aspetto che sul salario minimo, visto che c'è già un'apertura, oggi si comincia a lavorare molto, molto meglio. Allora, io confesso che non sono abituato non solo a fare un dibattito sul passato, perché con tutto rispetto mi interessa del presente. Però il tema è un altro, noi non stiamo parlando in punta di filosofia o di economia sulla necessità o meno, sull'importanza dell'indebitamento in tema di economia, che ci sta anche, perché è una teoria keynesiana, non è di estrema sinistra o di estrema destra, c'è qualcosa che tanti governi hanno fatto, non hanno fatto pure i precedenti, cioè l'idea di indebitarsi però se questo indebitamento porta a magari a degli investimenti per far sì che un paese possa crescere, portare posti di lavoro. Però noi partiamo da un dato che non è la condizione del paese, perché a un certo punto ci hanno trasferito da Marte in Italia e tutti ci siamo ritrovati in questa condizione. Noi c'è un governo che aveva messo nero su bianco alcuni numeri, alcune manovre economiche, e che oggi si trova di fronte al fatto che quelle manovre economiche sono state un fallimento. Al di là della questione del reddito, arrivo perché vorrei solo dire un paio di cose a De Masi, ma al di là della questione del reddito, quella manovra economica è stato un fallimento. Non è vero che la congiuntura europea, noi cresciamo, siamo penultimi in Europa, il differenziale con i paesi addirittura dell'eurozona, cioè quelli che hanno l'euro, tanto vituperato euro, crescono più di noi, il differenziale di crescita è aumentato rispetto al nostro, quindi siamo di fronte al fallimento di un governo che ora cerca dei soldi e anziché avere almeno una visione di dire guardate, chiedo l'aiuto per investire, l'infrastruttura, provare a fare un piano di lavoro, l'industria 4.0, qualsiasi cosa per creare lavoro e la crescita, si continua a cercare indebitamento tagli di cui non ho parlato io, ma ha parlato il ministro Tria, poi preso per la gola e zittito e tappatogli la bocca. Quindi c'è un tema che riguarda il paese e i conti non in ordine, non sono semplicemente una velleità dell'Europa perché qualcuno dice oddio quanto sono cattivi mentre gli altri sono bravi, c'è un problema che riguarda l'Italia che è costretta oggi a reindebitarsi, e io sono contrario a reindebitarsi sul fatto che vengono tagliate le tasse ai ricchi, perché di questo stiamo parlando con la flat tax. Però questo non si può sentire, perché anche il PD, abbiamo ascoltato Renzi nel 2016, cos'era, 2017, adesso non mi ricordo, che faceva esattamente lo stesso discorso che oggi fa Salvini. Ma io ora le do una notizia, cioè, mi scusi, che il segretario del PD si chiama Nicola Zingaretti, io non, altrimenti mi scusi, prima del PD c'era Renzi, prima c'era Bersani, prima c'era Letta, siccome stiamo facendo un ragionamento... Della posizione attuale del Partito Democratico, se lei mi parla del passato... Ma lei non mi può, difendere. Non mi può difendere il rigore dei conti pubblici, non abbia capito, forse mi sono espresso male, io non ho assolutamente difeso. Insomma, la disciplina di bilancio, la chiami come vuole, mi parliamo di quello che ha detto io, la prego, altrimenti diventa una polemica che capisco. Però io non ho assolutamente, ho detto, penso di averlo detto un quarto d'ora, forse pensavo di essere stato pure lungo, che un conto è indebitarsi per tagliare le tasse, e per questo sono contrario, altro conto è fare una manovra espansiva per mettere in campo degli investimenti per il quale l'Italia ha estremamente bisogno, in particolare sul fronte della ricerca, dell'innovazione all'università, che tra l'altro spendiamo meno di quanto spendiamo per gli interessi sul debito. Tutto qua, quindi io non sono pregiudizialmente contrario. Gli 80 euro erano investimenti? Ma se posso parlare anch'io, parli solo lei. Però se lei dice quello che dico io, me lo lasci dire a me, mi scusi. Se lei dice che non è d'accordo su una cosa che non ho detto, io le dico che non l'ho detta, non si arrabbi. Ma lei l'ha spiegata la sua posizione. Io sto dicendo, gli 80 euro erano un investimento? No, era una forma di redistribuzione delle ricchezze. Rispetto al passato c'è anche un taglio di 4 miliardi alla scuola, che forse magari io sto dicendo semplicemente che anche nel quando ha governato il PD non è che c'è stato l'indebitamento per fare investimenti, ma per tagliare tasse. Ma sa meglio di me che gli investimenti sono stati molto più alti di quelli che ci sono. Parli solo lei, guarda. Io l'unica cosa che vedo è che alla fine sono tutti d'accordo sul deficit. Spendiamo, facciamo investimenti
investimenti, taglio delle tasse, tutti sul contrario. Io non sto parlando con lei, non sto parlando più con lei. Comunque lei che ha interrotto me, io volevo finire il ragionamento, lei mi ha interrotto perché mi ha detto non si può sentire. Quindi non si offenda lei, abbia pazienza. Allora, facciamo così, con proprio legale. Finisce il ragionamento e poi finisce parlando. Io credo che debbano essere unite le due cose. C'è un tema che riguarda la distribuzione delle ricchezze e anche gli investimenti. Il tema non è andare, diciamo, mi fa dire solo una parte. Cosa, io sono parzialmente in disaccordo con De Masi su un punto. Il decreto dignità non ha portato, era nei principi era qualcosa che evidentemente andava nella lotta contro la precarietà, però c'è la realtà. Se tu abbassi la possibilità di ritirare un contratto da 3 a 2 anni e non lo associ però all'idea o a un incentivo per quanto riguarda la stabilizzazione o fai in modo che ci sia comunque una ripresa del mercato, quello che è accaduto, e guardi, lo può guardare anche chiacchierando con tutte le redazioni televisive in cui andiamo a fare i nostri talk show, c'è un turnover che si è innalzato e non c'è stata una stabilizzazione conseguente. Anzi. Quindi quello ha rischiato di essere controproducente rispetto anche alla lotta alla precarietà. Diciamo che il meccanismo doveva essere perfezionato e seguito. Un dato di attualità, scusatemi, così anche per te, scusami Domenico, ma insomma noi abbiamo approvato 6 mesi fa un documento di economia e finanza dove gli obiettivi del governo, non il quadro tendenziale, ma gli obiettivi del governo era quella della crescita per i prossimi 3 anni di 0,8% ogni anno e della disoccupazione dall'11,1% al 10,4%. Questi non erano il quadro tendenziale, erano gli obiettivi che questo governo si è dato. Ora, non so se Galli l'ha letto o non l'ha letto questo documento che ha approvato, ma innanzitutto se l'ha letto o non l'ha letto Salvini, perché adesso dice esattamente il contrario. Volevo specificare alcune cose, perché prima di tutto sull'Europa io credo che anche se restasse così, con tutti i difetti che ha, è meglio di niente. Se restasse così, perché c'è questo vezzo ogni volta che si parla dell'Europa di precedere, vuol dire ha tanti difetti, però l'Europa ha pochi difetti, cominciamo di qua, e ha molti meriti. Seconda cosa, per quanto riguarda le tasse, all'inizio della crisi nel 2007 10 famiglie italiane avevano la ricchezza di 3,5 milioni di italiani. Oggi le stesse 10 famiglie hanno la ricchezza di 6 milioni di italiani. Allora le tasse, cominciamo di là ad aumentarle, allora poi dopo si possono abbassare quelle della classe media. Terza cosa, il problema dei disoccupati, della occupazione. Salvini diceva una cosa del tutto sballata: la Germania ha il 79% di occupati, l'Italia ha il 53% di occupati. In Germania si lavorano 1.400 ore all'anno, in Italia 1.800. Quindi se vuole ridurre la disoccupazione, riduca l'orario di lavoro. Ultima cosa, e questo la chiedo come cittadino, siccome la Lega è votata dal 35% del 50% degli italiani, io prego sia Salvini sia Conte di non arrogarsi il titolo di padre. Addirittura Salvini ha detto sono il padre degli italiani e Conte l'avvocato. Io come cittadino preferisco essere orfano, non so se ognuno ha i genitori suoi, infatti. Questo è il primo passo verso un paternalismo abominevole. Galli, aspetti, perché Palmerini io non la voglio interrompere, quindi dopo la pubblicità. Galli, lei deve andare o rimane? Devo prendere un treno fra 40 minuti. No, me lo dica lei, se preferisce essere salutato adesso o resta con noi fino alle 9:30. No, 9:30 posso stare. Sì. Perfetto, allora ci vediamo dopo la pubblicità. Allora io riparto da Lina Palmerini e voglio ripartire però anche da un altro argomento di cui si è parlato tanto e a quanto pare insomma non è proprio totalmente archiviato, i minibot, no? Sì. Tra l'altro tu oggi scrivi sul Sole 24 ore sui minibot, era pronto l'emendamento, insomma c'è tutto il racconto di quell'emendamento lì. Ieri il Financial Times ha parlato, ha fatto un titolo che insomma ha fatto molto parlare, anche tremare qualcuno. L'editoriale era sui rischi di un'uscita dell'Italia dall'euro, sempre appunto in riferimento a questi benedetti mini bot che Tria ha detto non se ne parla, non sono interessanti. Conte ancora ieri al vertice avrebbe chiesto di nuovo una moratoria o comunque di
non parlarne più, poi dopo Galli magari ci dirà se è un argomento totalmente archiviato oppure no. No, allora, quello che ho scritto oggi è che tutta questa, diciamo, questo scontro, questa polemica è stata in realtà così intensa, perché non è relativa soltanto alla mozione, tra l'altro adesso non si arrabbi Furfalo, votata anche dal PD, quindi totalmente adesso non ragione. Si arrabbi con me. No, totalmente ragione. Non, perché una mozione alla fine impegna fino a un certo punto, cioè l'allarme è scattato perché a un certo punto è venuto fuori un emendamento al decreto crescita che si sta discutendo alla Camera, a firma 5 Stelle e Lega, che introduceva i mini bot. Questo emendamento è stato visto dal MEF, Ministero dell'Economia, in qualche modo si sapeva che non sarebbe mai passato alla firma del Quirinale e quindi è stato fatto sparire. Però l'emendamento esisteva, è questo che ha creato l'allarme, perché un conto è impegnare il governo in una mozione che non vuol dire niente, se ne fanno tante, ma l'emendamento inserito in un decreto vuol dire che i mini bot entrano nella legislazione italiana, è un passo un po' diverso, perché insomma aver sentito il Ministro dell'Economia, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi per una mozione francamente mi sembrava strano, e quindi alla fine ho trovato che in realtà il tentativo c'era stato con l'emendamento. Poi, sempre per tornare alla discussione di prima, però non guardo soltanto lei, onorevole, no, dico che a un certo punto, almeno a guardare questi ultimi anni, come hanno governato sia il centrosinistra, il PD, di cui non faceva parte l'onorevole Furfaro, sia insomma il governo del cambiamento, a me pare che poi, insomma, per quanto uno se la prenda con la Prima Repubblica, ma il modo di governare non mi sembra così cambiato. Alla fine si parla soltanto di deficit spending, esattamente come, no, la Prima Repubblica era stata così criticata. Io vedo che anche Di Maio e Salvini, dov'è che trovano l'accordo? Su come si spendono i soldi in deficit. Io non vorrei citare Checco Zalone, ma veramente mi sembra che la Prima Repubblica non si scorda mai. Non abbiamo conosciuto un metodo di governo, una gestione di governo alternativa, fatta di quello che si diceva prima, tagli agli sprechi, dove sono non si sa, la privatizzazione, 18 miliardi, non si è fatto ancora niente. Alla fine siamo sempre da quella parte lì, a cercare di tirare con l'Europa sul deficit. Dopodiché, rispetto a quello che diceva l'onorevole Galli, è vero quei dati del deficit, poi ciascuno troverà le giustificazioni politiche di quella fase storica, però se poi siamo arrivati all'Europa, moneta unica, Maastricht, eccetera, era anche perché volevamo trovare il vincolo esterno, cioè l'Italia da sola non era capace di governare i conti pubblici ed aveva bisogno di una forma di disciplina esterna. Questa è un po' la storia. Poi, se ce la vogliamo rimangiare, non lo so. Io non ho neanche capito se poi questo governo vuole tornare ai livelli di deficit degli anni Ottanta. Capiamolo. I deficit degli anni Ottanta erano al 98,5%. Ma ti aggiungo di più, lo dico a Galli. Debito, noi avevamo il 5% del PIL per investimenti, per spese in conto capitale. Noi siamo oggi, nella legge di bilancio, al 2,1%. Come possiamo crescere con una spesa per investimenti che è del 2,1%? Chiediamolo a Galli. Se no, ma io voglio rassicurare l'onorevole Pomicino. Io non ho criticato, nel senso che non mi sono espresso sulla politica economica di quegli anni. Chi l'ha fatta avrà avuto le sue ragioni per farla. Ho solo fatto una questione di numeri e per me la questione è finita lì. Era solo per dire che i numeri che ho detto erano numeri che corrispondevano alla realtà storica. Detta questa cosa, allora, la dottoressa Palmerini giustamente ha detto che poi alla fine il concetto è quello, e però che qualcuno, se ha qualche idea brillante, ci dica cosa va fatto o si può fare di diverso, perché alla fine che i problemi siano quelli credo che ormai siano evidenti a tutti, da qualunque punto parte si inizia. La dottoressa Palmerini sa benissimo che c'è una regola ormai interna al MEF soprattutto, generale, però lì verificata in maniera, devo dire, proprio quasi feroce, tra virgolette, per cui ad ogni provvedimento che richiede o un euro di spesa o prevede un euro in meno di entrata ci vuole una copertura immediata da un'altra parte.
Evidentemente in una situazione così tesa da un punto di vista finanziario diventa difficile fare una cosa del genere. Dopodiché, voglio dire, io che ho fatto l'amministratore della Lega per tanti anni nella regione del Nord, la butto lì e poi la tiro via subito. Applichiamo i costi standard e risparmiamo subito 50 miliardi all'anno dalla pubblica amministrazione. Questa roba la si può fare dalla sera alla mattina? Da leghista dico subito no, perché è evidente che non è possibile tecnicamente. Bisogna arrivarci, sicuramente. L'inizio dell'autonomia differenziata e l'avvio del percorso verso i costi standard va in questa direzione. Ma noi il problema dobbiamo risolverlo oggi. E oggi non vedo tante alternative al fatto di fare un giusto mix tra quello che si può ridurre ragionevolmente senza avere effetti particolarmente negativi e quello che invece deve diventare una sorta, e qui sono d'accordo con tutti voi, di investimento. Cioè si fa un qualche cosa oggi che ha un costo immediato da finanziare in qualche modo col deficit, può essere col deficit, se ci aspettiamo che già da subito, nei prossimi 6 mesi, il prossimo anno, l'incremento della ricchezza, del PIL prodotto, della produzione industriale, insomma dell'economia reale, abbia un beneficio superiore al costo di oggi. Noi un'alternativa a questo oggettivamente facciamo fatica a vederla. L'Europa questa cosa la capisce? Io credo di sì, se la si spiega bene. Bisogna parlare bene con tutti i partner europei? Dirò una cosa che vi sorprenderà. Sì, sono d'accordo, bisogna parlarci. Ognuno con i suoi modi, nel senso non col cappello in mano. E questa è la differenza fra noi e chi magari ha fatto gli ultimi anni. Dopodiché, vabbè, ognuno ha i suoi metodi, poi alla fine che conta sono i risultati finali. Per cui, alla fine, in questo momento, credo che ci siano due situazioni, come dire, da usare perché probabilmente favorevoli. La prima, comunque il cambio del Parlamento e della Commissione, dove non ho problemi a dire non è stato stravolto, però c'è l'inserimento importante di forze, come dire, politiche che ideologicamente sono diverse da prima, è una commissione nuova che deve essere formata, e quindi questo politicamente. Da un punto di vista sostanziale abbiamo non solo l'Italia, anche se è sempre quella presa di mira l'unica ad avere i problemi, ma abbiamo altri grandi paesi, Francia e Germania, che ognuna a suo modo hanno altrettanti problemi. Quindi questo è forse il momento buono per tutti per trovare un giusto compromesso e rivedere un attimo in maniera più, mi permetto di dire, intelligente, cioè proattiva, allineata a quello che fanno gli altri paesi, la gestione dei bilanci pubblici europei. Grazie Galli, intanto la saluto, altrimenti le faccio grazie perdere il treno. Voglio dirvi che Di Maio ha annunciato che firmerà oggi la direttiva per la revoca agli incentivi alla Whirlpool. Whirlpool non ha tenuto fede ai patti, si è rimangiata la parola, dice di voler chiudere lo stabilimento di Napoli e quindi oggi firmerò una direttiva ministeriale che revoca tutti gli incentivi, ne hanno avuti tanti, circa 50 milioni di euro dal 2014 ad oggi, perché in Italia ci dobbiamo fare rispettare, l'ho detto appunto alla radio Di Maio, se vieni in Italia e prendi i soldi dello Stato non è che poi te ne vai e chiudi gli stabilimenti tenendo un atteggiamento contrario ai patti. E poi ha anche aggiunto Di Maio in questa appunto intervista alla radio, nessuno mi metterà mai contro Conte, scusate il gioco di parole. Furfaro, le volevo chiedere una cosa, oggi Antonio Polito scrive un editoriale sul Corriere della Sera, così il PD è rimasto solo ed è, si interroga appunto sul centro-sinistra, che cos'era il centro-sinistra, che cosa è oggi. E a un certo punto dice, intorno alla guarigione asserragliata del PD c'è il deserto dei Tartari e se proprio vogliamo insistere nella metafora del romanzo di Buzzati, i Tartari sono le orde leghiste che da un momento all'altro potrebbero dare l'assalto alla fortezza Bastiani, l'Emilia Rossa. Ecco perché anche un buon risultato elettorale del PD, quale sicuramente è stato scavalcare 5 Stelle alle europee, resta sempre una vittoria di Pirro. Non rende più facile fare l'opposizione, grida vendetta il voto favorevole di cui parlavamo prima sui minibot, né prefigura una maggioranza di governo perché in tempi di proporzionale neanche una buona performance del PD alle prossime elezioni potrebbe rompere la sua solitudine, anzi rischierebbe di aggravarla. Credo che ci siano delle cose su cui sono vere, sono realtà. Io però penso sempre che si debba fare i conti anche con da dove siamo partiti. Ieri ho ritrovato un sondaggio dell'ottobre dello scorso anno in cui il PD era dato al 15%. Cioè noi oggi rischiavamo di non avere né il PD né tutta la sinistra, perché un anno fa c'è stata una sconfitta epocale del PD e di tutto ciò che ruotava intorno al PD.
e il fatto oggi di aver almeno ripreso vigore un bipolarismo, cioè di alternanza tra destra e sinistra, guardate che non era scontato. Poi è chiaro che c'è da fare molto e di più. In questi anni si è molto esasperata la vocazione maggioritaria, e quelli intorno si è fatta terra bruciata, c'è stata ovviamente una politica che non ha fruttato, sia di quelli dentro il PD che di chi stava fuori, perché nessuno di quelli ha beneficiato in un consenso elettorale. Credo anche che ci sia una marcia però anche del Partito Democratico, c'è un nuovo corso. Io penso che vada ricostruita una proposta politica alternativa al quadro leghista. Credo anche che il voto amministrativo vede sì il PD perdere alcune città, ma anche una tenuta, c'è da dire. La Toscana, che comunque va in controtendenza, fino all'ultima tornata in Toscana avevamo perso tutti i capoluoghi di provincia, oggi iniziamo a riconquistarli. È chiaro che c'è ancora molto da fare, c'è anche evidentemente da recuperare un consenso verso un elettorato che è spartito, in particolare nei ceti più popolari, nelle persone delle periferie che sono state trascurate, anche in un modo di far politica che molto realmente è sembrato arrogante, non è sembrato diverso da chi c'era a prima. Però c'è anche un corso nel quale io credo sempre bisogna sempre stare attenti, perché fino a pochi anni fa Matteo Salvini era al 3%, fino a un anno fa il Movimento 5 Stelle era al 32%, oggi è ribaltato il rapporto di forza, è molto volatile il consenso. Questo significa che il centro-sinistra riprenderà quota? No. Non significa niente, significa però che ci sono gli spazi, perché non è più come prima, in cui c'era un elettorato così fedele a un'identità, a un'ideologia che era granitica. Oggi anzi il tema è ricostruire quella proposta e quell'identità che non parta solo dal PD, ma che favorisca anche un campo di forze che vuole contrapporsi a Salvini. Che il PD tutto quello che poteva prendere da chi aderisce a una visione neoliberista li ha presi, gli sono scappati tutti quelli che avevano una visione socialdemocratica, che era poi quella della natura, perché praticamente Berlinguer aveva spostato il partito dal comunismo alla socialdemocrazia, Renzi dalla socialdemocrazia al neoliberismo. Tutto quello che poteva fare come pieno è il 18%, né più né meno. Di più no? Da qui in avanti, per avere di più bisogna essere più socialdemocratici. Però politico c'è poco da fare. Sì. Il PD può arrivare anche al 22, al 25, al 28. Un campo, il vero problema è con chi si allea, è solo, questo è il dato reale. Certo. Perché l'errore di fondo, sa qual è stato? È di mettere insieme due culture diverse che invece dovevano intercettare elettorati diversi e poi allearsi. Sì, anche se Pomicino, le posso dire, io tutti questi moderati nel paese non li vedo, perché ma come non li vedi? Io vengo da 40 anni di storia. Aspetti, mi scusi, mi faccia specificare. Lo dice a Pomicino. Guardi che è molto più radicale il Papa di quanto lo è Marco Furfaro su alcuni argomenti. Ma lo so bene. Sinistra. Ma lei pensa che veramente... La categoria dei moderati, dico solo, non è più come prima, c'è tante persone arrabbiate, dico questo, non c'è che magari vengono anche dalla tradizione cattolica, dei ma non c'è dubbio, ma non volevo dire, dico che è molto fluido. Certo, ma 25 anni di innesto di odio all'interno del paese, poi gli effetti si vedono. Però detto questo, c'è un'area, diciamo centrista, moderata, che in qualche maniera il cattolicesimo politico l'aveva portato a guardare verso sinistra, alcune volte molto più avanti. Noi non dimentichiamo che nei famosi anni 70 e 80 abbiamo registrato con grande dignità la sconfitta in Parlamento sia sul divorzio che sull'aborto. Cioè era questo il clima del paese. Adesso invece è un odio permanente, è un insulto permanente. Però all'odio credo che è un declino di questo paese culturale. Il politicismo, penso che anche la sinistra, se Salvini mette in campo l'odio, la sinistra per un ragazzo di periferia della nostra pura comunque studio, Palmerini, il tema per il PD resta insomma, ora è anche e soprattutto quello delle alleanze, no? Dove certo, guardare? Certo. Io veramente quello delle alleanze lo vedo tutto, perché non c'è niente, quindi è. Ma io vedo anche del PD, io non ho ancora capito che cos'è il PD, onestamente, io non saprei dire, cioè se uno mi chiede l'identità qual è per il Jobs Act o non è per il Jobs Act, è per la linea di Minniti sull'immigrazione però o contro la linea pure un po', ci giocate pure un po' su questa cosa, ma perché ci sarebbe anche però la posizione di un segretario è la posizione segretaria, però anche quella non è sempre chiara o dichiarata. Però ci facciamo una puntata sulla linea del PD, uno sforzo per avere un'identità un po' più delimitata. Grazie a tutti, devo chiudere, devo dare la linea a Andrea Pancani, grazie, ci vediamo domani, arrivederci.